ciao Goodler, ancora ben tornato da Carlo. Che facciamo? La completiamo la videoconferenza? E allora parliamo di cuffie e microfono. Ma che ti sei messo in testa? No, non intendo dire all'interno della tua testa, ma sulla tua testa. Ah, delle cuffie. E quell'assa che ti copre la bocca cos'è? Un microfono. Ma il microfono lo usano i cantanti e i presentatori. Come? Ah, li hai comprati dopo la lezione scorsa perché volevi vederti con una persona ma non riuscivi a parlarci. Ah, ora è tutto chiaro. Beh, quindi sai già tutto di cosa sia questo dispositivo. Ma coloro che non lo conoscono? Dai, proviamo. Il mio primo suono, ascoltato, o meglio, inserito direttamente nell'orecchio, l'ho udito da bambino. Era grazie a un auricolare monofonico presente nella confezione di una radiolina, qui rappresentata in figura, della marca Admiral, acquistata da mio padre. Io e i miei fratelli l'abbiamo aperta e ti troviamo sto coso bianco con uno spinotto jack. Grazie alla nostra formidabile intuizione, data dalla presenza del corrispettivo femmina presente sulla radio, pensammo bene una volta accesa ad inserirlo nel foro. Magia, il suono sparì dall'altoparlante, anzi era meglio chiamarlo basso parlante viste le dimensioni, e comparì nel mini auricolare. Litigata a non finire per chi dovesse ascoltare. Andavamo in giro per casa vanitosi con questo nuovo modo di approcciare l'ascolto della musica. Beh, a pensarci bene, era il precursore degli allora futuri Walkman. Se vuoi questa banale e lunga introduzione per farti capire da dove provengono queste cuffie stratosferiche che oggi indossiamo per ascoltare la musica ed in genere i suoni. Ma cosa sono le cuffie? Tecnicamente sono due piccoli altoparlanti che grazie ad un sostegno ad arco vengono posizionati accanto alle orecchie. Gli stessi poi sono inglobati in una struttura morbida per addolcire la pressione di tutta la struttura sui padiglioni auricolari. Normalmente le cuffie prevedono una coppia di altoparlanti per fornire l'effetto stereofonico ascoltando un suono polifonico. Tuttavia è possibile trovare sul mercato anche cuffie con un solo altoparlante che trovano impiego particolarmente nelle videoconferenze, essendo l'audio vocale di un microfono monofonico. Ed il microfono? Beh, se lo scopo è solo ascoltare, la definizione può terminare qui. Ma dato che spesso lo scopo su internet è anche quello di parlare, ecco che devo aggiungere che esse sono anche dotate di un microfono sostenuto dalla piccola asta flessibile posizionabile nei pressi della bocca. Evita però assolutamente di posizionare il microfono di fronte alla bocca, perché il tuo ascoltatore udirebbe l'effetto collaterale dovuto al tuo respiro oppure quei colpetti saltuari generati dalla pronuncia delle consonanti B e P, tipo bravo, piano. Alternativa a questa composizione è la presenza di cuffie senza altoparlante. Il microfono sarà un componente a parte che puoi trovare integrato nella webcam oppure acquistato singolarmente e posizionabile sulla tua scrivania sostenuto da struttura propria. Il microfono è un trasduttore meccanico elettrico, ossia un dispositivo che è in grado di trasformare le onde meccaniche in segnale elettrico che poi sarà elaborato dalla scheda audio. In pratica la tua voce entra nel corpo microfono, come sto facendo in questo momento, ed il trasduttore converte la pressione esercitata dalle onde sonore della stessa in piccolissimi segnali elettrici che verranno in seguito processati. Alcuni tipi di microfoni devono essere dotati di alimentazione esterna, ma non è il caso dei più utilizzati per PC. Ma come scelgo? Beh, per cosa ti serve? Ok, hai capito, ti sei risposto probabilmente. Se stai visionando questa lezione, non credo perché sei interessato a cantare o ascoltare una sinfonia classica. Devi parlare ed ascoltare, vero? 10 euro, questo è il valore della tua spesa. A questo livello si ottengono cuffie con microfoni che ti consentono di effettuare le tue belle conferenze audio e video di buona qualità. Se auspichi invece ad un utilizzo un po' più importante, come lezioni audio o video,
allora puoi raddoppiare o triplicare questa cifra. La differenza si comincerà a sentire. Ma dove si collegano? Probabilmente già lo sai, visto che credo avrai letto la lezione sulla scheda audio. Sinteticamente dirò che il jack delle cuffie andrà inserito alla corrispettiva uscita della scheda audio di color verde chiaro, riconoscibile a volte anche dal simbolo serigrafato vicino, mentre il microfono andrà collegato all'ingresso di color rosa ed indicato anche con la rispettiva icona. Altri modelli? Certo, USB oppure, dai non chiedermelo, lo sai, wireless. Bene, nella prossima lezione incontrerai le casse acustiche. Adesso un forte saluto, ciao, a presto da Carlo e alla prossima.